Qui ci sono i ragazzi. Perché lo hai fatto? Zitta. Basta. Allora ragazzi, vi ricordate le equazioni di secondo grado? No, nessuno se le ricorda. Vabbè, come non detto, il delta almeno qualcuno se la ricorda la formula del delta? Niccolò? Cosa, scusi? Dicevo, ti ricordi la formula del delta? No. No, non me la ricordo. Non te la ricordi, eh? Niccolò, ascolta, lo so che è un momento difficile, soprattutto per te, però dai, per piacere, impegnati un po', perché sennò a settembre l'esame non lo passi, eh. Va ok? Bene. Sì. Cerca di stare attento, per piacere. Danico, scendi. No, fino non ne voglia. Dai, smettila di fare il depresso. Cosa vuoi? Dai, lo sai che ti fa bene. Parliamo un po', vieni qui. Un minuto arrivo. Bravo. Nico, devi reagire. Quello che è successo ha sconvolto un po' tutti, ma non essendo in casa a piangerci addosso che supereremo questa storia. Cazzo, dai. Se ti tieni tutti i pensieri per te, non parli con nessuno, non passerai mai momenti brutti come questo. Anche a noi entrare in classe e vedere un banco vuoto ci fa star male, ma dobbiamo starci vicini e aiutarci a vicenda. Sì, ma io non sono voi. Voi non sapevate nemmeno cosa volesse dire stargli vicino. Lo so, avevate un rapporto diverso. Però noi lo conoscevamo da tanti anni. Ok, magari non era il nostro miglior amico. Però siamo tutti distrutti. Sì, ma non è solo questo. E allora che cos'è? Filo, io 3 ore prima che si buttasse gli ho messo le mani addosso. Cosa? Pira si era innamorato di me. Il giorno della festa, all'intervallo a scuola. Ha provato a baciarmi e... io l'ho insultato, gli ho detto "froccio di merda" e gli ho messo le mani addosso e me ne sono andato. Questo non lo sapevo. Dai, non può essere solo per questo. Ci sarà anche rimasto male, però un ragazzo non si butta dalla finestra per una delusione d'amore.
Adesso capisci perché mi sento così. Tu non l'hai visto. Voi non l'avete visto, non avete visto i suoi occhi. Tutte le mattine quando mi alzo penso perché l'ho fatto. Perché cazzo l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Penso perché l'ho fatto. Penso perché l'ho fatto. Penso perché l'ho fatto. Penso perché l'hai fatto. Fermiamoci qui, ci sono i ragazzi. Perché lo hai fatto? Zitta, non farti sentire, ne parliamo dopo a casa, da soli. Ti interessa solo di quello che pensano gli altri, non te ne frega niente di tuo figlio. Basta! Mi scusi se sono piombato qua senza preavviso e soprattutto dopo questi giorni difficili. Ci tenevo a dirle che io e tutta la classe vi siamo molto vicini. Grazie. A scuola siamo quasi sempre in silenzio, sembra così assurdo, eppure... Sono venuto qui per chiederle una cosa riguardo a tutta questa storia. Chiedimi pure quello che vuoi. Suo figlio era innamorato di Nicolò. Lo sapeva questo? Sì, immaginavo qualcosa, sì. Lo so che questo è un momento difficile per lei e suo marito. Però Nicolò si sente colpevole per quello che è successo. Io so che non può essere colpa sua. Lo so perché ho sentito al cimitero che no. Suo... No, ti stai sbagliando. Signora, lei mi deve aiutare. C'è un ragazzo di 18 anni che si sente responsabile per il suicidio di suo figlio, lo capisce? Per favore, faccia qualcosa. Mi dica la verità. Filippo, per Stefano non era un bel periodo. Era sempre da solo, nella sua stanza, scriveva sul suo diario. E sembrava che non esistesse. Abbiamo anche cercato di mandarlo da uno psicologo, ma non c'è stato verso. Stava sempre da solo in camera sua. Scriveva sul suo diario e parlava poco. E non vi raccontava mai nulla di quello che gli capitava, della scuola? Beh, diceva sempre a scuola tutto bene, con i compagni tutto bene. Io pensavo fosse una cosa legata all'adolescenza e non ci ho dato troppo peso. Poi è successa una cosa. Che cosa, signora? Non so se posso... Signora, per favore, lei mi deve aiutare. Per favore, mi dica quello che è successo. Il giorno in cui poi Stefano... Insomma, io stavo discutendo con mio marito. Tu? Ma tu che cazzo vuoi? Vattene fuori da casa mia, non abbiamo bisogno di nessuno. Dai, stai calmo. Sta zitta. Non me ne frega niente. Non voglio nessuno in casa mia. E non voglio rompicoglioni tra i piedi. Alla fine hai ceduto, eh? Non hai retto. Ti senti solo? Hai paura? Guardati. Sei proprio un fallito. Non è vero. Non è vero, lo sai che non è andata così. Sfruttiamo le persone solo perché ci fanno comodo. Conoscenti, parenti, amici. A che cosa ci servono davvero? Nella vita ci sei solo tu. Sei tu che prendi le tue decisioni. Gli altri sono solo pedine. No, ti sbagli! Non è così! Guardati, sembri proprio tuo padre nella sua realtà fatta di menzogne. Non sai un cazzo di noi! Io so tutto di voi! Io so tutto di te! Io conosco... le tue parole ancora prima che escano dalla tua bocca. Conosco quello che farai ancora prima che tu lo faccia. Basta! Fino a qualche giorno fa tu pensavi che Piras fosse semplicemente un emarginato. E adesso al solo pensiero che lui possa essere morto per colpa tua ti disperi. Morte, Nicolò. Non avere paura di questa parola. Tutti dobbiamo morire. No, non per lui, non era destino. Destino? Ma come ti permetti di parlare di una cosa che non conosci, che non comprendi?
Nicolò, semplicemente noi nasciamo per poi morire. È una cosa poco nobile, no? No, non è vero. È nobile se tu nella vita fai qualcosa per cambiare la vita di qualcun altro, anche di una sola persona. E se lo fai, allora tutto diventa nobile. E tu come hai cambiato la sua vita? Forse l'ho distrutta. E la tua? Io ho capito che sono le altre persone che devono guidarmi, che mi aiutano. No, tu devi guidare la tua vita. Quando lo imparerai? Quando? Quando? Quando sarà il momento, non lo so, non lo so. Le tue solite cazzate, Nicolò. Sei sempre pronto a non prendere una posizione. La tua vita non è ieri, non è domani, è oggi. È oggi che devi prenderla e guidarla. E senza nemmeno pensarci troppo, ecco perché ti servo io. Sì, forse hai ragione. No, io non ho mai ragione. Ecco perché hai bisogno di me. Perché ti permetto di farti certe domande. Sul fatto che io debba dire la verità? Ma se vuoi sì, ma non agli altri, non a Jennifer, non a Filippo, non a Piras. A te stesso. Devi essere concreto e sincero con te stesso. Ma a me Piras non piaceva. Ah, quindi è questa la tua colpa? No, ovvio che no, però... Cazzo, Nicolò, hai 18 anni e non hai ancora capito niente della vita. Apri gli occhi! No, io ho capito invece, ho capito che ho bisogno di aiuto per andare avanti. Ma io ti ho detto che non hai bisogno di nessuno. Ma tu ti sbagli. Vedi che alla fine impari? Però ricordati che nella vita l'ultima scelta ce l'avrai sempre tu. Piras l'ultima scelta l'ha avuta lui, solo lui, non tu. Non io. Siete vittime delle vostre scelte. Sono le vostre scelte che decidono chi siete, che cosa fate. E poi potrai anche sbatterci la faccia contro, ma l'ultima scelta rimane comunque tua. Solo tua, nessuno te la ruba. Ricordatelo questo. Come posso dimenticarmelo? Alla fine ci sarai sempre tu che metterai in discussione le mie scelte, le mie decisioni. Esatto, io ci sarò sempre per te. Sì, pronto? Sì? Certo, volentieri. Dove? Va bene, non tarderò. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Ciao Nicolò, allora hai deciso? Deciso. Ok, questo è il modulo per il ritiro, è già pronto, devi solo mettere la firma qui. Perfetto. Allora posso. Arrivederci. Grazie, ciao. Buongiorno. Ciao. Volevo un'informazione. Domani De Carli è ancora assente o torna a scuola? Ah, pensavo volessi ritirarti anche tu. Perché? Perché oggi già il tuo amico si è ritirato. Come è ritirato? Sì, si è ritirato. Ah, grazie. Ciao. Nico. Che c'è? Che cazzo stai facendo? La valigia, Filippo, non vedi? Me ne vado. Ma dove vuoi andare? Tu devi rimanere qui. Filippo, un ragazzo ha perso la vita per colpa mia, io qui non ci rimango. Aspetta, ho parlato con i genitori di Piras. Non me ne frega niente, non me ne frega niente, io me ne vado. Ma come fai anche solo a pensare di andartene? E Jennifer? E la classe? Cazzo, la nostra squadra, Nico. Con Jennifer ho già parlato. Per la classe, vabbè, non me ne frega niente. Ebbene, la squadra troverete un altro portiere, dai, ce ne saranno mille più bravi di me. Quindi adesso, lasciami andare. Aspetta. Ti prego, posso almeno raccontarti quello che mi ha detto la mamma di Piras? Filippo, le cose non cambiano, quello che è successo è successo. Non l'hai ucciso tu! Non l'hai ucciso tu! Per favore, aspetta, ti racconto la verità. Ma tu, come fai a non amarlo lo stesso? Se fosse un figlio normale lo potrei anche amare, ma una roba così no, assolutamente no. Se neanche ci provi, come fai a dirlo?
Lui ha bisogno di genitori che lo sostengano. Se non siamo noi a stargli vicino in questi momenti, come faremo? Io posso accettare tutto, ma questo no. Che vada male a scuola, che finisca nei casini tutto l'anno, che cazzeggi tutto il giorno, ma questo no. E poi cosa dovremo fare? Incontrare il suo futuro uomo e magari pregare Dio che arrivi una donna che affitti l'utero per dar loro un figlio. Laura, ti rendi conto in che cazzo di casini ci siamo cacciati? E i nostri desideri di avere dei nipotini da accudire sono finiti nel cesso. Come fai? Non ti importa di sapere se sta bene. Sei solo un egoista. Sei solo un egoista che pensa solo a se stesso e quello che pensano gli altri. Uno come me, con un'azienda come la mia. Ti rendi conto che figura di merda ci faccio se si viene a sapere che ho un figlio frocio? Io volevo un figlio normale, che portasse avanti una famiglia normale, non uno a cui piace prenderlo nel culo! La mamma di Pires mi ha dato questo. Lascio queste ultime righe a chi ha fatto parte della mia vita. Scusa, mamma, perché sono stato un figlio così distante. Chiedo scusa a mio padre se non sono stato quello che ti desiderava. L'ultimo addio a te, Niccolò. Mi dispiace di averti distrutto una cosa così bella. Non sentirti responsabile. Ma sono stanco di vivere non accettato dalla mia famiglia. Sono stanco di vivere e non ho nemmeno iniziato. Come va? Un po' meglio, grazie. E grazie per essermi stato vicino in questo periodo. Grazie anche per quello che hai fatto con i genitori di Piras. Insomma, se non l'avessi fatto io, probabilmente adesso sarei in Svizzera a mangiarmi le palle per qualcosa che non ho fatto. Piras non era stupido. Ti voleva bene. Aveva capito che la cosa migliore per voi era rimanere amici. Giusto. Scusa anche per tutti i casini che ho combinato sin dall'inizio. Non devi chiedermi scusa ancora. Ora guardo indietro il tempo per veder se mi ricordo quando ero solo io a stare al centro del mio mondo. Ora è facile fissare un punto nuovo di partenza e pensare ad un futuro in cui un amico in più tanto vale. Voglio sedermi un po' e stare a guardare il mondo che viaggia senza più paure, per pensare che in fondo la felicità è a portata di mano, è proprio qua. Piangevo con me stesso, tirando pugni contro il muro. Ora scopro che in fondo non sei poi così distante. Tu mi vedi camminare con il cuore, mi proteggi. Voglio sedermi un po' e stare a guardare che viaggia senza più paure, per pensare che in fondo la felicità è a portata di mano, è proprio qua.
spazi, il mio mondo, in cui ogni tanto mi nascondo, dove trovo la forza e vado avanti. Se bastasse davvero un solo secondo per portarti dentro al mio mondo, in cui una volta ero solo, ma tu adesso sei proprio qua. Vorrei sedermi un po' per stare a guardare il mondo che gira senza più paure, per scoprire che in fondo la felicità